Bentrovati, questo è l'oroscopo di lunedì 26 ottobre. Si festeggia San Evaristo Papa. Ariete, perché vi fate inutili scrupoli riguardo a una persona che non ha nulla in comune con voi? Allontanatelo semplicemente e non pensateci più. Toro, gli amici sostengono ogni vostra iniziativa e vi consigliano in scelte che per voi sono di vitale importanza, ma che in famiglia non sempre sono appoggiate. Gemelli, siete un po' nervosi, con un po' di forza di volontà tutto può però rientrare nei normali ranghi. Amici del Cancro, eclettici e idealisti, è possibile coniugare novità, rinnovamento e creatività con una certa stabilità di pensiero e anche sicurezza. Leone, non negatevi il piacere di fare progetti di un certo spessore, di cercare di cambiare ciò che ora vi va davvero stretto. Vergine, ve la cavate egregiamente oggi in attività sia lavorative che scolastiche che richiedano tecnica e creatività espressiva. Bilancia, determinazione e creatività consentono a chi lavora alle dipendenze altrui di mettersi in buona luce agli occhi di superiori e colleghi. Scorpione, si prevedono buoni risultati nelle attività a carattere artistico e anche la possibilità di intrecciare nuove collaborazioni. Sagittario, staccate la spina quando sentite che la stanchezza rallenta i riflessi e fa salire la tensione, quindi non forzate le situazioni. Capricorno, le vostre capacità professionali sono apprezzate e vi permettono di affermarvi come desiderate ormai da tempo. Molto buoni i rapporti interpersonali. Acquario, c'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita così l'espansione dei vostri introiti professionali e quindi finanziari. Nella vita di tutti i giorni siete propensi a seguire una linea di azione più coerente e decisa. Amici dei Pesci, non arrabbiatevi, servirebbe solo a danneggiare il vostro equilibrio. Già in serata starete meglio e vi sentirete più dinamici.